Siamo ora pronti per procedere con l'editing della nostra applicazione. Innanzitutto andiamo a modificare il file bower.json, specificando qual è il nome che vogliamo assegnare alla nostra applicazione. Una volta fatto questo, possiamo vedere che all'interno della nostra applicazione esiste un file index.html. Questo file contiene il markup che la nostra applicazione ha come punto di partenza. In particolare possiamo vedere che nella parte finale sono presenti gli script che verranno caricati e, come possiamo vedere, vi è il file di Angular.js. In seguito sono caricati anche i file relativi al codice JavaScript specifico della nostra applicazione. Abbiamo il file app.js e il file main.js della cartella controllers. Il file app.js contiene le informazioni di partenza della nostra applicazione. Innanzitutto lo strumento di scaffolding ha creato il nostro file utilizzando come nome dell'applicazione .app. Vogliamo modificarla andando a modificarla secondo quello che abbiamo definito all'interno del file power.json. Quindi chiameremo la nostra applicazione compare.json nation.app. Questo nome è quello che viene utilizzato anche all'interno del file index.html per specificare il nome dell'applicazione che dovrà essere caricata. In particolare questo viene fatto utilizzando una direttiva, la direttiva ng-app. Angular.js utilizza questi attributi all'interno del markup per definire come comportarsi all'interno del DOM. In particolare la direttiva ng-app definisce il fatto che verrà effettuato il bootstrap di un'applicazione Angular utilizzando l'applicazione che ha il nome specificato. La nostra applicazione fa utilizzo di un metodo di configurazione per andare a configurare un root provider. Un root provider è colui che definisce come verrà mostrato il markup della pagina in funzione del path che troverò definito all'interno del URL della nostra applicazione. In particolare, in questo caso, possiamo vedere che il root provider è configurato per rispondere al path generico utilizzando un controller, il controller main control, e una view, che è quella che si trova all'interno della cartella view main.html. Quindi, se andiamo a vedere, il nostro controller è quello definito come main control, anche in questo caso dobbiamo modificare il nome dell'applicazione, e questo controller definisce una variabile, la variabile di scope, settandogli alcuni valori. In questo caso viene settato un valore contenente una lista di attributi. Questa lista di attributi viene poi utilizzata dalla view definita sempre per access routing, quindi il file main.html, utilizzando uno strumento di markup che identifica gli elementi da stampare nell'HTML utilizzando le doppie parentesi graffe. In questo caso particolare viene utilizzata una nuova direttiva, la direttiva ng-repeat, che per qualsiasi elemento presente nella lista AwesomeThing che è creata all'interno dello scope va a creare una variabile locale che viene poi stampata all'interno del markup. In questo caso quindi la nostra applicazione prenderà l'elenco di elementi presenti all'interno di questa variabile e nella fase di presentation, quindi attraverso la nostra view, andrà a stamparla con una lista di elementi. Possiamo vedere il risultato di questo comportamento utilizzando grant e il suo local server. Utilizzando il comando grant server viene avviato un server locale che aprirà il browser mostrando la nostra applicazione. In questo caso, come potete ben vedere, l'elenco di attributi della nostra pagina viene, l'elenco di attributi dello scope viene mostrato all'interno della pagina. La nostra applicazione, in maniera abbastanza simile all'applicazione che viene creata dallo strumento di scaffolding, mostrerà un elenco di informazioni e ci permetterà di selezionare alcune di queste informazioni e vedere i risultati della comparazione tra gli stessi. Per fare questo dobbiamo innanzitutto creare un nostro controller che identifichi il comportamento della nostra applicazione e un file template in cui andremo a configurare la view della nostra applicazione stessa.
Questo lo possiamo fare utilizzando human come strumento per lo scaffolding, utilizzando il comando u angular controller e il nome del controller che vogliamo andare a creare. Oltre che al file di view. Se vediamo, nella nostra applicazione viene aggiunto in maniera automatica sia il file della nostra view che i due file specifici del nostro controller, quindi il file del controller e il file in cui viene testato il comportamento del controller stesso, ma viene anche inserito all'interno del file index.html della nostra applicazione il riferimento al controller che abbiamo appena creato. Nel nostro caso non vogliamo più utilizzare il controller di default della nostra applicazione e quindi procediamo con la rimozione dello stesso dalla nostra applicazione. Sia la view principale che non ci interessa più. Procediamo quindi modificando il file della nostra applicazione. In particolare, vogliamo che il root provider come controller per la nostra applicazione non utilizzi il main control, ma utilizzi il file che abbiamo appena creato. Così come per la view, vogliamo che utilizzi il file nation che abbiamo appena creato. Il nostro controller avrà necessità di andare a caricare alcune informazioni presenti in un file esterno. Procediamo quindi creando una cartella che conterrà queste informazioni e creiamo quindi un file in cui queste informazioni verranno mostrate. Questo file conterrà una serie di informazioni che vogliamo andare a mostrare all'interno della nostra applicazione. Come possiamo notare, il nostro file JSON inizia con una serie di caratteri in maniera tale da rendere il nostro file non un file JSON valido. Ci penserà AngularJS a rimuovere questi caratteri prima di parsarne il contenuto per generare un oggetto JSON valido. Questo introduce un livello di sicurezza all'interno della nostra applicazione. Il nostro controller quindi dovrà procedere andando a leggere le informazioni relative ai nostri dati e mostrarli all'interno della nostra applicazione. Questo viene fatto utilizzando un servizio. In AngularJS ogni applicazione ha a disposizione la possibilità di caricare su richiesta alcuni servizi che AngularJS mette a disposizione. Quello che andremo a utilizzare noi ora è il servizio HTTP. Questo servizio permette di caricare in maniera asincrona alcuni file da servizi esterni. A questo punto la nostra applicazione può fare utilizzo del servizio HTTP per caricare alcune informazioni presenti all'interno del nostro server. In particolare vogliamo andare a caricare alcuni file presenti, alcune informazioni presenti nel file data nation che abbiamo appena creato. Vogliamo quindi che in caso di successo queste informazioni vengano caricate all'interno della variabile di scope del servizio. Mentre in caso di errore vogliamo che la nostra applicazione lo comunichi al nostro sistema. Queste informazioni possono poi essere utilizzate dalla nostra view per mostrare delle informazioni all'interno della nostra pagina. Andiamo quindi a modificare il nostro file di view che abbiamo creato precedentemente. In questo caso, il nostro file di view mostrerà in forma tabulare una serie di informazioni relative al nostro elemento. Possiamo iniziare creando una tabella.
e al suo interno creare tutte le righe necessarie a mostrare le informazioni appena estratte. Questa operazione di mostrare le serie di informazioni presenti in un elenco possiamo farlo utilizzando la direttiva ng-repeat di Angular.js, in cui diciamo che creeremo un oggetto nazione per tutte le nazioni presenti all'interno del nostro scope, e per ognuna di queste andremo a mostrare le informazioni relative. Queste informazioni relative alle nazioni sono quelle che possiamo estrarre, abbiamo estratto all'interno delle nostre informazioni. Quindi vorremmo mostrare il nome della nostra nazione, la popolazione presente all'interno di questa nazione e la superficie che questa nazione ha. Vogliamo inoltre calcolare in maniera automatica la densità della popolazione presente all'interno di questa nazione. Come possiamo vedere, quindi stiamo iterando tra tutte le nazioni presenti nell'elenco che viene estratto dal nostro controller, e queste informazioni vengono mostrate all'interno di una tabella. Come potete vedere, quindi la nostra applicazione ha all'interno del nostro markup che viene generato un elenco di nazioni. Per ognuna di queste viene mostrata il numero di abitanti, la sua area e la densità di popolazione, che viene calcolata automaticamente dal template del nostro sistema. Ovviamente queste informazioni possono essere mostrate, diciamo così, in maniera più organizzata. Possiamo fare questa utilizzando quelli che appunto vengono definiti dei filtri. In particolare possiamo utilizzare i filtri number per formattare in maniera migliore il risultato dei dati presenti all'interno del sistema. Un filtro non è altro che una funzione attraverso cui viene fatto passare un'informazione, e questo viene realizzato a livello di template utilizzando il pipe come comando per l'esecuzione di questo filtro. Se vediamo i risultati all'interno della nostra pagina, possiamo vedere che il numero relativo alla popolazione e alla superficie viene formattato utilizzando la virgola come separatore del migliaio. Allo stesso modo possiamo decidere di formattare anche la densità, definendo però in questo caso di specificare un numero di cifre decimali, quindi passando un parametro al formattatore, al formatter che identifica il modo in cui viene mostrato il numero. A questo punto, come possiamo vedere, la densità di popolazione viene formattata indicando un separatore dei decimali e indicando un numero specifico di numeri di cifre decimali. Facciamo un rapido passo indietro e vediamo un attimo come era scritto all'interno del nostro controller la nostra informazione. Abbiamo visto che un controller viene definito utilizzando il metodo controller della nostra applicazione, specificandone un nome e una funzione che si occupa di eseguire le informazioni relative al controller stesso. Queste informazioni, queste variabili, la variabile scope e la variabile HTTP, sono variabili che vengono estratte in maniera automatica da Angular in base a una naming convention definita. Purtroppo in fase di minificazione ora può essere che queste variabili abbiano un nome che venga modificato. Per fare questo, un secondo modo per rappresentare i tipi di servizi che devono essere forniti all'interno della funzione è specificare in maniera precisa, attraverso una stringa, il nome appunto dei servizi che devono essere passati alla funzione che implementa il controller. In questo caso noi possiamo quindi procedere modificando il nome delle variabili senza che il funzionamento dell'applicazione decada.
questo caso, come potete vedere, l'applicazione continua a funzionare anche se il nome dei servizi che vengono utilizzati al suo interno sono stati modificati.